Il tema del disagio adolescenziale, delle sue forme e delle possibili soluzioni per un contenimento è stato al centro di un convegno che si è tenuto all'Istituto Tecnico Marconi di Campobasso. Studenti, famiglie e professori si sono confrontati facendo riferimento ad un progetto realizzato dall'associazione Libera Luna Onlus dal titolo Oltre le barriere del disagio giovanile. All'interno del progetto anche una sezione dedicata al tema della violenza diffusa tra i giovani. Abbiamo organizzato appunto questo progetto sulla base di una richiesta da parte della scuola, ovvero quella di dare ascolto, di dare voce ai ragazzi. Quindi abbiamo attivato uno sportello e abbiamo realizzato dei laboratori creativi che hanno dato spazio a varie tematiche, tra cui il disagio, tra cui il rapporto con l'altro, quindi la socializzazione e i canali di trasmissione comunicativa quali internet, perché abbiamo creato anche un blog per i ragazzi. E questo è stato possibile, io voglio ringraziare l'ex assessore Emma De Capua al comune di Campobasso. Tra i temi del disagio giovanile c'è anche quello della violenza. Sì, infatti noi abbiamo trattato anche questa tematica, quindi abbiamo fornito degli strumenti ai ragazzi, perché è importante sensibilizzarli ad una relazione sana, perché purtroppo la violenza parte da quelli che sono anche i primi fidanzamenti, come c'è anche violenza tra ragazzi dello stesso sesso, ragazze dello stesso sesso, quindi anche il bullismo, la violenza intesa proprio come bullismo. Al convegno è intervenuto anche il neo assessore al welfare e alle politiche giovanili Luigi Mazzuto, che ha posto l'accento sull'uso indiscriminato di internet e sulla ricerca di un rapporto personale e autentico tra i giovani che sostituisca un sistema di relazioni solo virtuali. Credo che il modo di relazionarsi che il progetto ha messo in luce, in effetti, ha messo in evidenza più che in luce, il modo di relazionarsi tra i ragazzi di oggi, e c'è, che si fa attraverso il web, che si fa attraverso le chat, che si fa, e si fa sempre meno, vuole dire un face to face, faccia a faccia insomma. Quello che ho sconsigliato, quello che sconsiglio ovviamente, è il confronto sulle chat, oltre voglio dire poi a mettere sul chi va là, perché voglio dire sappiamo bene che poi dietro anche gli pseudonimi si nascondono veramente veri e propri killer del web, insomma.